Bene, quindi benvenuti a questa bellissima giornata dove non piove. E io sono qua, non in mezzo a voi, ma davanti a voi. Potete anche stare di fianco, potete andare avanti, potete alzarvi in piedi e ballare scatenatamente, come siete abituati a fare voi del nord-est. Si può dire nord-est? Immagino di no. Bene, avete bevuto lo spritz? Sì? Molto bene. Avete fatto il bollino blu per entrare in centro? Ah no. Gattini ne avete portati? Qua c'è un po' di... non si sa. Bene, possiamo cominciare, cioè io posso cominciare questo concerto, chiamiamolo così. Ho molta sete, ma mi hanno messo il bicchiere, come vedete, dietro a 25 metri. Non so se si vede. Questo bellissimo tavolino di design, perché sanno che vengo da Milano e che sono un amante del design, perché a Milano siamo circondati dal design, è ovunque, l'altro giorno l'ho trovato anche in bagno. Comunque, posso, dicevo, cominciare questo concerto con questa canzone, diciamo così, in italiano, ecco. Se non ci sono domande posso andare avanti. Insomma, loro si sono alzati e hanno fatto quelli che vanno al concerto rock, giustamente. Mai seduto, perché non c'è posto, se no sareste seduti ancora. Va bene, io sento un ogni tanto qua dentro, ma mi ci abituerò. Promessa dall'organizzazione del festival anche una bottiglietta d'acqua. Volendo posso anche pagarla anche col bancomat, volendo. C'è il bancomat. Ciao caro. Me lo dai tu? Ma è usata, ci hai messo l'MD. No, mi fido, mi tengo la sete, guarda. Apprezzo molto il gesto, ma non mi drogo più. L'ho smesso ieri sera. Ho deciso di smettere e... dai. Quindi vado avanti visto che non arrivano. Aiutatemi. Questa è confezionata, è anche bella calda, mi piace a me. Tipo la roba del forno. Ecco, adesso ne bevo un goccio così per farvi vedere che anch'io bevo l'acqua. E come la bevo? Uno stile pazzesco. Ho vinto anche dei campionati da giovane di acqua. Si fanno dalle mie parti. Non è una cosa molto comune l'acqua dalle mie parti, credo anche qua. Abbiamo questa cosa comune, diciamo l'Emilia e il nord-est. Posso dire nord-est? Posso dire. Non ci vedo! Non ci vedi? Non ci vede, non ci vede, non ci vede. Ma c'è un ottico qua, mi hanno detto. Si fa vedere un ottico. Quindi non è che sono un bel vedere, si può anche. Vabbè. Andiamo avanti con questa canzone, appunto, dedicata a tutti quelli che. E doveva partire il coro, vabbè. C'è questa. Quelli che? Va bene, questa è una vecchissima canzone, l'ho scritta prima che nascessi ed è una canzone scritta, canzone pop, è una canzone molto pop, quindi state molto attenti. E qui si potrebbe aprire il dibattito, ad esempio, visto che siamo nel luogo giusto. Aprite pure il dibattito. Non vi è stato dato la busta col dibattito? Allora non si può aprire. Bene, quindi posto così, nessun dibattito. Io pensavo ci fosse il dibattito adesso. Mi sono sbagliato. Forse arriva la canzone dopo come l'acqua. Chi lo sa.
Comunque stavamo dicendo, salve. Se qualcuno avesse una falange dell'indice destro che gli avanza, io la prendo volentieri. Aspetta, aspetta. Comunque, a proposito di quella canzone, non so se molti se la conoscono tutti, ma non credo. Ho un bellissimo... Perché non credo? In generale, non credo. Ho un bellissimo aneddoto da raccontarvi che non vi racconto. Vedo che l'entusiasmo... No, Sì. Ho un aneddoto molto divertente. Qualche sera fa ho fatto una meravigliosa serata a Genova di DJ set, perché non so se sapete che io ogni tanto faccio anche il DJ. Ho fatto una serata di DJ set, quindi DJ set, immaginate che c'è un casino della Madonna, cioè c'è tanta gente, io comunque un po' le cuffie, un po' no, c'è la musica alta, e uno è arrivato davanti e io ho capito: fai bodybuilding. Io mi sono guardato e ho detto: tendenzialmente no. Poi ho capito cosa... ho capito male io. Ogni tanto diluisco col vino l'acqua, perché mi hanno detto che va diluita. Va bene? Faccio un sondaggio, ma è meglio vedere uno che si... che si... che va giù? Come si dice? Che si... che incupisce? No, che scende proprio tecnicamente, fisicamente. Che si china a prendere da bere o un tavolo qua così. Perché per me è più comodo il tavolo, però secondo me è inguardabile avere un tavolo qua col bicchiere. Non sa, non risponde, benissimo. Bene, siamo quasi giunti al termine di questo meraviglioso... cosa avete pagato? Lo spritz avete pagato. Bene, siamo quasi giunti al termine di questo bellissimo concerto. Ma io ne ho fatti molti di più. E quindi, niente, insomma. Ma metto sempre un po' le mani avanti, capito? Va di Regaz, che... Sì, questo è l'ultimo pezzo, tutti sotto a ballare. Vai con la base! Guarda, che vengono davvero! Bene, adesso quindi canzone tristissima. Non riesco, però. Bene. Abbiamo. Ah, ok. Canzone. Guarda che vengono davvero. Va bene. Questo, eccolo qua, è lui, è lui, eccolo qua, è lui, se n'è andato, Luca Tino. Bene, questo era il solito pezzo sperimentale. Adesso abbiamo invece come ultimo pezzo per questa serata. Quanto di più adesso, ad esempio? Presto! Prestissimo! Le 9! Quasi tardi! Ci sono io lì! Ma è presto! Allora, visto che è presto, eseguo l'ultimo pezzo per questa sera. Ma continua ad esserci Lu qua, eh? È anche un po' la questione della voce che fa non so. Io suono lo stesso, ho suonato anche in condizioni decisamente peggiori. Remedios Maria, Remedios. Però sarebbe meglio Remedios Maria. Bene, proviamoci. Questa è una canzone molto vecchia, anche questa, che non c'entra niente con quello che pensate voi, perché è molto vecchia. Remedios.
perché anche avete anche una falange del dito medio, la accetto anch'essa. Remedios Maria ci sta. Remedios Maria. Adesso faccio sempre sempre robe vecchie. Aspetta un attimo, è presto per bodybuilding. Bodybuilding. Appuntato. Le parallele chitarre voce e Remedios Maria. Paco de Lucia proprio. Poi lo chiamo e sento. Ce l'ha anche a fare quella chitarra. Bene, sì, ma non così bella. Ma come tu mi senti? Però ce l'ho. E soprattutto non è mia, quindi vale molto meno. Bella che sei una ecco. Non le fanno più. Grande. Vedi, ci ascolta. Vedi, ci sente. Bello, no? Sembrava un pezzo anni 60. Dai, di anni 60. Ah, ok, ecco, questa qui è canzone dedicata come sempre a tutti coloro che sono venuti in macchina al concerto. Continua a esserci il fantasma del Larsen qua dentro, non so se lo sentite anche fuori. Buon appetito! C'è un po'. E tanto. Vai, bevi un pochino, vai! Scompare quando canta. Non ho mai capito. Sono venuto a prendere per il culo. Questo incitamento a bere. Vabbè, comunque. La chitarra non la sento praticamente più, ma posso andare anche a braccio. Adesso volevo eseguire come ultima canzone di questa serata. Canzone è tristissima, ovviamente, molto triste. Che non succederà, vero? Canzone